scusa se non altro, professore, un errore un po' forse dovuto anche alla stanchezza. La persona alla mia sinistra è il presidente del Collegio dei Geometri di Lecce, Ennio Rizzo, che Collegio dei Geometri di Lecce, che ci ha permesso notevolmente, ci ha supportato notevolmente nell'attuare proprio operativamente queste tre giornate di studio. Grazie. Chiedo scusa, professore. Che la tutela è rivolta al buon momento, ma il buon momento che cosa è? Quale? Occorre che tutti si faccia un piccolo sforzo per risalire alla radice. La radice è sinonimo di costo. Noi tuteliamo il Colosseo perché è un ricordo della nostra storia. In altri paesi si dovranno tutelare analoghi segni della loro storia. Ma devono essere tutti di analoga importanza? Perché questo è il ruolo culturale. Devono essere tutti di importanza analoga al Colosseo, al Palazzo Reale di Caserta, eccetera. Io li supero. Perché ogni società, ogni popolo ha avuto la sua storia. E se noi andiamo a
nel percorso della storia li abbiamo soffocati, li abbiamo cancellato le tracce della loro civiltà. Io ricordo che già 20 anni fa, andando a Ottawa per un convegno, apprendevo che lì stavano a ricostruire, non virtualmente, perché le facevano fisicamente, ma sulla base dei ricordi orali, di qualche descrizione di quello che erano le loro origini in quanto all'abitazione, all'uso, costumi, eccetera. Però, da quando sono sbarcati gli europei, beh, l'America a vista cancellata, tutto sommato, buona parte della storia indigena. E lo stesso è avvenuto poi l'ultimo continente in Australia. Allora, è il concetto di monumento che a livello internazionale va rivisitato, perché a noi interessa, a noi popoli civili, interessa aiutare qualsiasi nucleo sociale a conservare la propria storia. Non solo, ma ci dovrebbe interessare anche la conoscenza reciproca, specialmente in questo periodo in cui si registra questa trasmigrazione violenta, violenta in base al numero, da un continente all'altro, di persone, ognuna di loro portatrice di propri valori. Ma che ci vogliamo noi? Che ci aspettiamo? Che gli africani o gli altri che vengono in Europa per trovare di che sopravvivere si preoccupino da qui a 20 anni della conservazione del patrimonio culturale europeo, quando numericamente e progressivamente aumenteranno nella loro presenza nelle varie nazioni? Siamo in forte ritardo nel promuovere un'azione di consapevolezza di questo genere, anche perché, diciamocelo chiaramente, questo argomento è stato cavalcato per lunghi decenni solamente per trarre benefici per pochi gruppi eletti. Non si è promossa una formazione, una sensibilizzazione a quella che è il patrimonio culturale, che non è una questione di carattere estetico, ma è contemporaneamente forse anche di carattere estetico, ma è soprattutto di carattere storico-culturale. Sotto questo aspetto, noi tutti, classe pensante, se posso dire così, abbiamo le nostre responsabilità per non aver suggerito quantomeno a chi poi ha le leggi, attua le direttive, come fare, cosa fare le urgenze. Perché guardate che c'è una situazione di diffusa inapplicazione. Fatti questi due ricordi, basta svolgere il mio intervento e troverete sicuramente qualche aggancio con questi due problemi che ho denunciato in quello che dico. Il mio titolo, il titolo che ho scelto è Conoscenza, documentazione e gestione dei beni culturali, a quanti interrogativi. Dunque, i miei primi anni di formazione sono nell'ambito del restauro, poi sono passato nell'area della rappresentazione, dove dal 79 di fatto mi occupo di documentazione e rilievo. Sono stato il primo, nell'ambito delle facoltà di architettura, professore di elementi di fotogrammetria applicata all'architettura, credo di essere rimasto l'unico. Poi sono passato a ingegneria, questo problema di aggiornamento degli archivi informativi, non solo più all'architettura, ma all'ingegneria dal 1986, dove ho continuato a occuparmi, oltre che della didattica, di problemi di rilevamento e documentazione dei beni architettonici. Attenzione, utilizzo anche la fotogrammetria, ma mi piace più parlare di integrazione delle tecniche di rilevamento, perché nessuna tecnica è assolutamente autonoma rispetto alle altre,
ormai da oltre 10 anni, oltre che di rilevamento, di rilievo anche di comunicazione dei risultati, sperimentando le varie forme consentite dalla tecnologia. Il settore della comunicazione è in continuo fermento. L'evoluzione tecnica e tecnologica ha reso sempre più piccolo il nostro mondo, trasformandolo sotto l'aspetto delle comunicazioni in un piccolo villaggio. Si parla da tempo infatti di villaggio globale, ma tale villaggio è impersonale, ovviamente inumano. Negli ultimi anni in particolare Google Maps ha consentito di osservare il nostro pianeta dal cielo, di osservarne le varie parti che negli ultimi periodi si stanno riempendo anche di volumi degli edifici. E in questi giorni l'annuncio che la rete potrà offrire automaticamente anche l'immagine dei vari edifici ubicati nei vari siti. La stampa specializzata e quella divulgativa giustamente segnalano i nuovi traguardi delle tecnologie. E anche noi oggi siamo qui per esaminare le possibilità offerte dai GIS per la salvaguardia dei beni culturali. Certamente un'altra occasione utile per esaminare le possibilità offerte da un settore tecnologico, quello dell'elettronica, applicato all'informatica, in costante evoluzione, ma utile anche per alcune riflessioni di merito. Negli ultimi decenni si è parlato sempre più spesso di banche dati, di sistemi informativi, di rete. Naturalmente si tratta di cose diverse, tutte utili, alla stregua di strumenti, all'organizzazione e alla diffusione di informazioni relativamente ai singoli settori dei quali di volta in volta si ragiona. Ma per la loro utilità necessita una materia prima del tutto particolare, la conoscenza, che può assumere all'occorrenza le varie forme della documentazione e quindi risultare utile alla gestione. Quindi conoscenza, documentazione, gestione. Nel caso del quale qui ci occupiamo, del territorio dei beni culturali. È implicito che senza la materia prima, la conoscenza, tutti questi strumenti di grande potenzialità rischiano di rimanere inutilizzati o di essere utilizzati male. E questo è il caso in cui la rete viene utilizzata per trasmettere banalità o informazioni inesatte o confuse. È chiaro quindi che si tratta in ogni caso di strumenti che possono risultare molto utili per le nostre esigenze, ma che possono essere considerati come scatole vuote che noi abbiamo il compito di riempire. Poiché gli strumenti, la rete, i sistemi informativi, le banche dati, sono stati già inventati nei loro principi e realizzati pur nella loro immaterialità, il principale problema che dobbiamo porci e che non possiamo più eludere è provvederci della materia prima, la conoscenza. E qui, secondo me, nasce il problema. Da quasi 20 anni la mia attività di ricerca è rivolta peculiarmente a temi di valorizzazione, al rilievo e alla documentazione del patrimonio architettonico. Ho avuto così l'occasione di imbattermi in alcuni casi esemplari che mi limiterò qui sinteticamente a ricordare. Il complesso monastico di Montorivetta a Napoli, un monumento di eccezionale importanza del Rinascimento napoletano. Fino al 1997 mai rilevato e documentato. Castelnuovo o Mascherino a Napoli. Chi è che non ha sentito parlare del Mascherino? Fino al 1992 mai rilevato. Castel Sant'Angelo a Roma, un monumento simbolo della città eterna, che ne documenta da solo ben 2 millenni di storia, dopo un sommario rilievo eseguito dai militari, fortunatamente.
XIX secolo, privo di una documentazione completa e sistematica fino all'anno 2000. Il Palazzo Reale di Caserta, l'ultimo episodio di cui mi sono occupato, il penultimo. Uno dei complessi monumentali italiani più noti del mondo, visitato da circa 1 milione di persone all'anno, è il capolavoro di uno dei più geniali architetti italiani, Luigi Vanvitelli. Signori, privo sino al 2005 di qualsiasi documentazione di rilievo. E si è detto per inciso, l'esigenza di un rilievo e quindi la decisione di procedere alla sua realizzazione è dovuta al fatto che un ministro illuminato, in vista dell'esigenza di esaminare il problema di come organizzare la gestione di questo eccezionale edificio, che oggi per il 40% è occupato dall'aeronautica militare, io aggiungo spregiudicatamente, fortunatamente, chi dà la manutenzione corrente è assicurato, ma chi da tutti viene invocata che se ne deve andare, perché bisogna fare un grande contenitore culturale, bisogna farci sopra la fondazione, così poi si gestisce meglio con tutti i nesi e connessi, beh, questo ministro, istituì una commissione per studiare come utilizzare questo monumento. La commissione della grande legge. E naturalmente una delle richieste che la commissione fece alla sovrintendenza fu un progetto di genere, un po' definitivo, una base conoscitiva. Dice, guardate intorno e non c'era. Ci stavano i disegni non omogenei che Luigi Vanvitelli, per volere di Carlo III di Borbone, poi Carlo III di Borbone, avrà fatto per la diffusione alle altre corti europee, ma nel 1756. Allora, quale problema? A questo si deve l'occasione per la quale noi abbiamo fatto il rilievo del Palazzo Reale di Caserta. Attenzione, è il caso di dire che il complesso vanvitelliano è noto per il palazzo e il parco. Ma la cosa più importante ai fini della valutazione del monumento si distende al di là del parco da 36 km, perché in realtà è l'acquedotto Carolino. Perché se qualcuno avesse considerato ai fini della identificazione e della valutazione del bene l'importanza del parco reale. Il parco reale vive perché c'è stata l'acqua che alimenta la cascatella e l'acqua. E quindi bisogna proteggere tutta quella struttura che tutto sommato adduce l'acqua e che sotto l'aspetto della storia dell'ingegneria è la parte più importante di tutto. Perché è documentato che Luigi Vanvitelli da solo riuscì a fare quello che un gruppo di scienziati un secolo prima non era riuscito a fare per versare, cioè approvvigionare tanta acqua quanto ne serviva per la continuità del getto. Non solo, ma sotto l'aspetto idraulico ci sono tante altre sorprese, perché se uno studia, se è capace di studiare bene quello che è anche sotto questo aspetto il complesso di Caserta, si rende conto che l'acqua che comincia a scendere dalla cascatella, tutti voi avete presente questa immagine della cascatella in fondo, bene, lungo il suo percorso, ha una forza in caduta tale che risale naturalmente fino alla copertura del palazzo reale, per cui per rialimentare in discesa tutti i livelli del palazzo. Ma naturalmente, poiché i nostri beni sono quelli che noi vediamo, allora il monumento è il palazzo reale e il parco. Però bene, non per questo il parco sia documentato, il parco attende ancora una documentazione, cioè non esiste, è stata solamente avviata. Però la cosa importante è dare in gestione i servizi della legge, riscuotere i biglietti attraverso.
Signore ci affidiamo alla perizia che volta per volta, caso per caso, salva a trovare poi naturalmente l'occasione di finanziare. Infine, l'ultima esperienza, non di rilievo, ma conclusa, il regno di Napoli ha costituito una realtà. Non ho fatto scorrere queste immagini. Il regno di Napoli ha costituito la realtà politica di maggiore rilevanza del nostro territorio nel periodo pre-unitario. La sua estensione investiva ben 9 delle attuali regioni. Il periodo di dominazione della corona d'Aragona in epoca rinascimentale vi si estese circa per un secolo, lasciandovi una nutrita serie di testimonianze architettoniche di grande interesse, delle quali molte di influenza catalana. Negli ultimi 3 anni, una ricerca da me coordinata a livello nazionale ne ha documentato quasi 2.700, la maggior parte delle quali sinora ignorata, cioè neanche schedata. La salvaguardia del patrimonio culturale è un'importante sfida del nostro tempo. Da lunghi anni si afferma che la salvaguardia del patrimonio culturale rappresenta uno degli obiettivi e nello stesso tempo una delle sfide di maggiore importanza del nostro tempo, perché solo essa può garantire la conservazione della memoria storica documentata dalle nostre civiltà. Tale salvaguardia, che normalmente consideriamo sotto l'aspetto scientifico, tecnico e tecnologico, secondo noi ancor prima come problema morale, sociale e educativo. Essa presenta infatti aspetti problematici non solo operativi e tecnici, ma anche di tipo programmatico e gestionale, sociale e educativo. Nel secolo precedente, in questi anni del nuovo, si è registrata una notevole evoluzione negli aspetti metodologici, in stretta connessione con una sempre più avanzata elaborazione del concetto di tutela. Complessivamente, infatti, nel volgere di poco più di mezzo secolo, si è passati dalla prima dichiarazione di principi a favore dell'architettura storica, contenuta nella Carta di Atene del 1931, pubblicata nel 1933, all'elaborazione concettuale della conservazione integrata. Quindi, sotto l'aspetto dell'elaborazione teorica, il problema è stato lungamente esaminato e approfondito. Gli atti principali, anche di tipo intergovernativo, spesso compiuti su iniziativa dell'ICOMOS, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, che sono seguiti alla Carta di Atene, che qui vogliamo soltanto ricordare, è la Carta Internazionale del Restauro, più nota come Carta di Venezia, del 64, la Carta Europea del Patrimonio Architettonico adottata dal Consiglio dei Ministri e del Consiglio d'Europa del 75, la Dichiarazione di Amsterdam adottata alla conclusione dell'anno del Patrimonio Architettonico Europeo, la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico dell'Europa, Granada 83, la Carta Internazionale per la Salvaguardia delle Città Storiche, Washington 87, la Carta di Cracovia del 2000, e poi dobbiamo ricordare che il concetto di patrimonio da tutelare è stato opportunamente esteso anche all'ambiente e in tal senso ulteriori documenti e convenzioni sono stati redatti a livello internazionale. Quindi a livello di, come dire, criteri, indicazioni, non mancano, anche perché alle spalle di questi documenti c'è stata sempre una sessione molto articolata di studio svolto da commissioni anche internazionali di esperti. Tuttavia, in una veloce rassegna delle mie esperienze, mi sono rammentato che ancora prima di tutti questi documenti sulla conservazione del patrimonio culturale e architettonico, in particolare, sulla base delle laceranti esperienze del secondo conflitto mondiale, in vista
di possibili ulteriori conflitti armati, fu siglata all'Aia nel 1954 la Convenzione internazionale per la protezione dei biocruffa. E questo è un ricordo che ci accomuna me e il professor D'Addato, i quali vi do anche questa scena. Ci ritrovammo unici due italiani nel 1972 al primo seminario sulla fotogrammetria architettonica organizzata dal CIRO, presso il Politecnico di Zurigo. E lì sentimmo parlare di questa convenzione. Tra i docenti era il compianto Foramitti, Messier Carbonell, Jean Paul Santopene, giovanissimo, eccetera. L'Europa era uscita dalla guerra con grandi distruzioni delle sue città e dei suoi monumenti. Molte ricostruzioni furono possibili sulla base di documentazioni fotogrammetriche costituitesi nel corso di decenni. È notevole e significativo l'esempio di Vienna, che si potette ricostruire grazie all'archivio di lastre fotogrammetriche predisposto da Meyerbauer. Con quel documento nel 1954 si auspicava, e i paesi che vi hanno aderito ne hanno assunto l'impegno, la costituzione di archivi documentari, opportunamente pubblicati e conservati in località differenti, in modo da garantire la possibilità di ricostruire affidabilmente l'edificio eventualmente danneggiato da ulteriori conflitti bellici. Se la Convenzione del 1954 affrontava il problema sotto l'aspetto operativo, gli altri documenti e convenzioni che le sono succedute ne hanno considerato anche gli aspetti della sensibilizzazione, dell'educazione, della formazione del personale specializzato. Mi consentirete qui di richiamare, anche perché la maggior parte di voi è sensibile alle questioni di tipo fotogrammetrico, un documento che io qui non ho citato, ma che detto le altre mie ragioni giorni scorsi e che ho ritrovato di grandissima importanza perché, nonostante datato al 1980, è elaborato da specialisti, per così dire, di parte, erano tutti operatori nell'ambito della fotogrammetria architettonica. Mi sto riferendo a un gruppo di lavoro che nel 1979-80, su iniziativa del CIPA, mise a punto un documento che ancora oggi per me rimane fondamentale: consigli per l'ottimizzazione dei rilievi fotogrammetrici in architettura, dove furono individuati e preannunciati tutti i problemi a cui il fotogrammetrico, l'operatore della fotogrammetrica, avrebbe dovuto dare risposta e attenzione sotto la supervisione dell'architetto e dell'archeologo per redigere delle corrette rappresentazioni della architettura. Il tema che lungamente mi ha diviso, non perché io mi sia distaccato, ma perché i topografi me l'hanno contestato nell'impostazione dell'applicazione della fotogrammetria nel periodo dell'architettura, e cioè l'adeguatezza della interpretazione necessaria, perché l'architettura non è da rappresentare uno significa riprodurre gli scalpi A. L'architettura è da rappresentare, come tutte le altre cose, in una scala di riduzione, e chiunque debba rappresentare, dovendo ridurre il modello originale, deve interpretarla, deve sapere scegliere quali sono i segni e i caratteri essenziali. Bene, tutto questo senza offendere nessuno, ma ci sono molti architetti che non hanno queste capacità. Oserei dire, se io dichiaro questo, posso tranquillamente dichiarare che sicuramente non ce l'hanno la stragrande maggioranza dei geometri, la stragrande maggioranza degli ingegneri, a meno che non abbiano fatto degli studi specifici nel campo della storia dell'architettura
o della rappresentazione dell'architettura, cosa che io puntualmente ho previsto in un, è rimasto l'unico, capitolato speciale d'appalto che redassi per incarico del Ministero, per i rilievi di architettura a fine di restauro, sulla base del quale si svolse una polemica a livello internazionale tra me, che ne sono rimasto inconsapevole, perché avvenne tutto ai massimi livelli, senza però che mi si riferisse nulla. Visto al ministro, al presidente della Repubblica, eccetera, solamente perché avevo osato pensare, attenzione, nel 1994, quello che aveva già anticipato il Comitato di Fotogrammetria Internazionale, che un rilievo fotogrammetrico di architettura deve corrispondere alle esigenze dell'architetto o di chi sa leggere o di chi sa la storia dell'architettura. Scusate, queste difese di categorie di natura corporativa hanno sempre danneggiato tutti, soprattutto chi ne propugna, perché grazie a Dio le idee camminano sulle gambe della civiltà. Però il rapporto tra conoscenza e conservazione è fondamentale. Tale ricordo vale a sottolineare che in effetti il primo livello di salvaguardia è ovviamente la conoscenza. Non si può pretendere che io, cittadino qualsiasi, rispetti un edificio se non ne conosco l'importanza, o anche non ignorando nella storia, se non ne percepisco l'importanza. Conoscere vuol dire in qualche modo, in ogni caso, documentare. Siamo tutti consapevoli, infatti, che la documentazione costituisce un supporto indispensabile per la tutela del patrimonio culturale. In tempi recenti, l'evoluzione dei concetti e il progresso delle tecnologie hanno fatto sì che il dibattito culturale e scientifico si evolvesse nella disamina di quale tipo di documentazione sia quella più adeguata. I nostri archivi, infatti, non difettano di documentazione, ad esempio, fotografica, archivistica o grafica. Il vero problema è che mentre tutte insieme queste differenti documentazioni concorrono alla conoscenza complessiva dell'oggetto, ciascuna di esse però ne restituisce normalmente solo un aspetto particolare. In architettura questo problema è stato concettualmente superato dal nel rilievo operazione composita, che ancora molti intendono come semplicemente o prevalentemente mensoria, il che non è, finalizzata alla conoscenza della forma geometrica dell'organismo architettonico, ma a cui in vero va attribuito un significato molto più completo e complesso. A questo specifico riguardo va ricordato che nell'ambito del convegno internazionale il rilievo dei beni architettonici per la conservazione svoltosi a Roma a 60 anni nel novembre del 2000 è stata approvata e adottata la dichiarazione sul rilevamento architettonico, un documento articolato e già opportunamente divulgato e consultabile in un sito che ho promosso recentemente, che è il rilievo dell'architettura. Tornando alle nostre esperienze, non possiamo trascurare che la nostra nazione è tra quelle più ricche di beni culturali e monumentali. C'è tuttavia da chiedersi quale possa essere stata, almeno per gli episodi prima citati della mia esperienza, edifici di cui ho mostrato alcune immagini, la conoscenza, quella che io prima ho chiamato la materia prima, che prima dei rilievi e delle ricognizioni recentemente effettuate avrebbe potuto essere organizzata per la divulgazione di centro. E guardate bene che ancora oggi credo che sia andata a vedere il sito del Palazzo della Caserta, la sovrintendenza, mica si è preoccupato di mettere in pepe con il rilievo. Attenzione, ma la stessa carenza è dello stesso Ministero. Questo per trascurare poi che
negli ultimi anni, non solo a quattro, è comparsa una direzione generale nell'ambito del Ministero dei Beni Culturali dedicata specificamente alle nuove tecnologie, il cui obiettivo dovrebbe essere quella della diffusione, forse. Ma mi chiedo, un essere ragionevole, tale dovrebbe essere comunque un politico o un gruppo di studio che elabora la struttura del Ministero, può pensare di istituire un ufficio che si occupa della diffusione di queste cose senza interrelarsi con il sistema anche statale di istruzione, perché a queste cose poi qualcuno le insegna? Non ho capito. Oppure dobbiamo pensare sempre soltanto in termini di ogni casa fa da sé, per cui si organizza da sé i propri corsi, oppure c'è la solita concessionaria di turno che li organizza? E se non fosse così, è sufficiente assicurare che ogni funzionario di una sovrintendenza abbia sul tavolo un computer perché il problema delle nuove tecnologie sia sfruttato appieno? V'è tuttavia da chiedersi, vabbè, e con quali criteri avrebbe potuto essere organizzata la documentazione prima dei nostri rilievi? E non ci interroghiamo sulla gestione, perché i risultati sono sotto gli occhi di chi semplicemente voglia vedere. Per quanto siano stati e siano certamente apprezzati gli sforzi e le iniziative intraprese quotidianamente da enti territoriali e centrali per la costituzione di banche dati e per la divulgazione in rete, non v'è regione italiana nella quale il tema del patrimonio culturale non sia stato utilizzato per iniziative le più disparate. Occorre purtroppo constatare la loro sostanziale sterilità, al di fuori di un programma complessivo e coordinato che dovrebbe essere patrocinato dallo Stato per superare una fase che si connota ancora e comunque di sperimentalismo superfluo e dannoso, per intraprendere invece un'iniziativa seria di conoscenza e documentazione. L'unica base affidabile per un proficuo utilizzo delle risorse economiche sempre più limitate. Tale iniziativa, peraltro, è sempre più urgente, anche per la concomitanza di un fenomeno epocale della migrazione di uomini e di popoli, ciascuno dei quali portatore di diversa sensibilità e memoria storico-culturale e quindi suscettibile di potenziale indifferenza per le sorti del patrimonio del paese accogliente. Ne trascuriamo di considerare gli aspetti simbolici, perché se prendiamo in considerazione anche quelli, possiamo tranquillamente prevedere che buona parte del nostro patrimonio occidentale verrà prima o poi distrutto, perché simbolicamente da contrastare dai confratelli di religione islamica. Peraltro, venendo alla situazione del nostro paese, con l'attuale distinzione di compiti e di responsabilità che in Italia si registra tra Stato e Regione, per la quale sono affidati al primo i compiti di tutela e alle seconde quelli della valorizzazione, gli sforzi e le iniziative di entrambi i livelli istituzionali quasi mai sortiscono i risultati sperati per il difetto sostanziale di conoscenza necessaria a primo per l'esercizio della tutela, il vincolo lo esprime lo Stato e buona parte degli edifici di interesse storico e monumentale ancora oggi non sono. E la conoscenza serve alle seconde, alle regioni, per delineare le opportune strategie di valorizzazione. Queste conoscenze, queste considerazioni, sono alla fine,
meriterebbero una profonda riflessione. È necessario uno sforzo collettivo e sovranazionale per promuovere una grande iniziativa di conoscenza e di documentazione. Vorrei approfittare della vostra pazienza per chiarire meglio questo concetto, rispondendo anche al secondo appello che ha espresso l'amico prima. Certo, mi parla uno che potrebbe andarsene, come si suol dire, in pensione, perché ho 44 anni di servizio per voi. Però da alcuni anni, ognuno di noi, con crescere l'età, si distacca dalla contingenza e vede le cose più chiare. Allora, certo, la forma di documentazione migliore è sicuramente quella data dal rilievo architettonico, dalla costruzione dei modelli digitali, dalla costruzione, purché avvenga con seri processi, di musei digitali. D'accordo? Basta tutto bene. Ma il mio interrogativo si rivolge ad altre questioni. Quanti sono gli episodi di interesse storico-architettonico che meritino il ricordo, il termine monumento, che potranno avere, essere oggetto di tutte queste elaborazioni? Se da quando è morto Babilonia nessuno ha avuto mai l'incombenza di documentare il Palazzo Reale, e allo scoccare dei 250 anni io ho presentato la nuova dichiarazione di Palazzo Reale, perché ho presentato il rito 250 anni senza che nessuno l'avesse fatto manco un rito. Castelsant'Angelo, 2000 anni senza un'indagine esausta. Il complesso di Montiliveto, fondato nel 1411, celebrato storicamente perché lì, ai massimi livelli, si documenta l'influenza del Rinascimento toscano sulla scuola napoletana, sulle tre cappelle rinascimentali, eccetera, tutte solamente con le fotografie, delle sculture, eccetera, fatte, paragoni stilistici, ma mai rilevati. Allora, non è pensabile rivolgere analoga, anche se non meriterebbe, attenzione a tutti i monumenti che richiederebbero di essere documentati. E badate bene, il problema non ci risolve, non ce lo risolve come non ce lo risolveva 30 anni fa l'assegno fotogrammetrico, manco lo scandalo, anzi, ci possono aiutare, perché entrambi, anzi io preferisco dire, la fotogrammetria mi dava la possibilità di archiviare documenti che avrei potuto successivamente restituire. Infatti l'intelligenza del CIPA fu quella di dire, guardate bene, gli stereogrammi non è necessario restituirli subito, è importante acquisirli con tutti i dati che servono per la loro restituzione. Non siamo in grado di dire la stessa cosa per le famose nuvole dei punti. Perché? Perché c'è ancora da verificare fino a che punto una nuvola dei punti che è leggibile con un programma potrà essere superato, perché siamo in campo di sperimentazione, anche se si deve registrare oggi che anche per il rilevamento di una garetta, ad esempio l'episodio più semplice, un committente oggi richiede naturalmente l'utilizzo dello scalaser, perché se non c'è stato scalaser non so come fare io. Questo è un effetto distorto della pubblicità e purtroppo dell'ignoranza, perché il vero problema è che bisogna dire dopo il rilievo che contenuti c'ha. Però tornando all'interrogativo, se io sono consapevole, io persona di cultura, che me devo distaccare dall'occasione di avere l'incarico, l'incombenza, il contratto di ricerca, eccetera, mi devo preoccupare di
della documentazione del patrimonio architettonico per assicurarne la salvaguardia. Ma scusate, mi comincio a fare una domanda. Se non è possibile eseguire un rilievo scientificamente convinto, è accettabile un rilievo non affidabile scientificamente? E perché no? Cioè, se mi si distrugge un edificio, è preferibile che io non abbia nessuna documentazione per la mia serenità di uomo di scienze? Guardate questo è un quesito molto importante. Perché? Perché oggi la documentazione scientifica non può prescindere, non so da che cosa. Laser, stazione totale, magari anche tutti georeferenziati attraverso i sistemi satellitari, questo è chiaro, c'è sta poco da fare. Però io non accetto, io esprimo una posizione personale, non accetto più il criterio che un bene culturale, per essere comunque nobile e documentato, abbia necessariamente un rilievo scientifico. Perché se continuasse a rimanere su questa posizione accetterei implicitamente il risultato ineluttabile che la maggior parte del patrimonio culturale non avrà mai la possibilità di essere documentato. E allora sotto questo aspetto, attenzione, non dobbiamo pensare sempre alla... Io dico col termine vero, poi ognuno ci mette i termini della politica contemporanea, della cooperazione allo sviluppo, eccetera. Io dico, non dobbiamo pensare sempre alla colonizzazione economica. Per cui noi aiutiamo uno Stato che sta in difficoltà, gli diamo dei soldi, poi gli mandiamo a fare attività, per cui i soldi ce li ripetiamo. E questo è legittimo. Però dico, facciamo pure questo. Però contemporaneamente diciamo a questo Stato che sta in difficoltà, guardate, non è necessario usare lo Stato. Pigliate qualsiasi documentazione voi abbiate, per favore. Cominciate a mettere assieme, vi aiutiamo a interpretarla, a capirla. So se rendo l'idea. E guardate bene, non richiediamo che venga scansionato, perché poi, una volta che noi controlliamo solo le scansioni, non è che siamo sicuri che fra 20 anni riusciremo ad aprire quel file. Attenzione, questo per chiarire la mia idea. L'ultima osservazione. Condivido quello che dice Grimaldi, ometto il titolo, siamo amici, circa il fatto che le università non debbano rivendere attività di ricerca per le quali siano state già remunerate. Attenzione, io mi considero una medaglia che ha due facce. Ora quella del ricercatore, per cui mi si finanziano programmi di ricerca, e poi l'altro del professore universitario che deve cercare di non disperdere il risultato della propria attività di formazione. Attenzione, che sono i giovani dottori di ricerca, gli attuali dottorandi e i vecchi dottori di ricerca, per i quali lo Stato, dopo averli istradati, invogliati, eccetera, non ha previsto alcuno scopo. Allora, attenzione, non è giusto lucrare sulle attività già finanziate. Allora c'è una strada molto, molto semplice da invocare e da perseguire. Tutte le attività di ricerca si debbono concludere con la pubblicazione dei risultati. La pubblicazione rende di patrimonio, di disponibilità comune i risultati della ricerca. D'accordo? Diverso è l'avanzamento in base ai risultati della ricerca, e chiaramente se io sono arrivato a fare tot è più normale, piuttosto che ripartire a capo come sempre capita, no? Cioè, per dirla in breve, io con altri 8 gruppi di ricerca universitaria concludevo una ricerca nazionale per un sistema informativo sulla città, mentre lo concludevo il Ministero finanziava un altro progetto nazionale di interesse nazionale con il nuovo finanziamento sullo stesso tempo. Ma pare assurdo, ma pare assurdo.
grande iniziativa di conoscenza e documentazione. In occasione di un prossimo convegno, nel quale verranno presentati a Roma i risultati della ricerca che ha portato alla documentazione delle testimonianze di architettura di età aragonese d'Italia e i 13 volumi che l'hanno documentato, verrà annunciata un'altra iniziativa, la rivisitazione della dichiarazione sul rilevamento architettonico già adottata a Sant'Angelo nel 2000, anche per corrispondere all'esigenza di promuovere idonee iniziative che contribuiscano a recuperare per quanto possibile il tempo perduto. Con la collaborazione degli organizzatori di questo convegno, informazioni specifiche saranno inviate a tutti i partecipanti necessari. La conoscenza nel settore dei beni culturali è la materia prima che ci consente di identificare le testimonianze significative, di motivarne la documentazione, di programmarne la gestione. Del resto, senza conoscenza adeguata non può esservi gestione efficace e l'ignoranza non può essere compensata dalle strumentazioni e dalle tecnologie pur le più evolute. La conoscenza, peraltro, divulgata in rete, concorrendo in modo sostanziale a costruire una storia comune tra i popoli, può conferire al villaggio globale anche quel carattere di stasera umanità necessario per superare l'astrazione. Chiedo scusa dello scordamento dei tempi. Richiamo il professor Condari per i tempi che mi ha sforato in maniera notevolissima, però lo ringrazio per i, mi ho segnato forse soltanto 20 di input, ma non potremo analizzarli tutti, però ce ne sono almeno alcuni importanti da sottolineare. Degli input che lui, l'amico professor Condari, ha sollevato, e anche di notevole importanza. Il primo, e questo considerando la mia conoscenza nel settore fotogrammetrico, io ho incontrato la prima volta il professor Condari a Granada nell'87 durante un convegno, era io giovane, lui un giovane professore, che mi dà il coraggio di partecipare e presentare la mia prima relazione in inglese. Quindi, considerando che opero nell'82, ha sollevato degli argomenti importantissimi, come la foto del CIPA, ha parlato di CIPA. Oggi posso dire tranquillamente, credo che il professor Condari è d'accordo, il CIPA di fatto non esiste più, perché il CIPA era una istituzione messa su dalle persone, prima l'ingegner Carbonelli e poi i nominativi che lui ha citato, c'era credo nelle prime riunioni, poi il professor Dardano, direttore del laboratorio di fotogrammetria architettonica e poligrafia di Bari. Dicevo, il CIPA era un'istituzione, è importante che si sappia, in poche parole, che coniugava due culture, la cultura tecnica dell'International Society Photography and Remote Sensing e la cultura umanistica dell'ICOMOS. Cultura tecnica che doveva appunto, diciamo, coniugazione di queste due culture che dovevano, come dire, rispondere a certe esigenze di documentazione. Oggi non mi permetto, dico con notevole autorità che il CIPA di fatto non esiste più, è soltanto un appendice dell'International Society Photography and Remote Sensing. Questo è un punto. Il secondo punto, molto molto importante, che diciamo trova anche alcune indicazioni nell'ultima pagina di questo invito perché il convegno, ha toccato l'importante argomento della formazione dei geometri nel rilievo e dove la presenza a Lecce, la richiesta, l'invito da parte proprio del presidente Ennio Rizzo a tenere una giornata a Lecce dove c'è anche una facoltà dei beni culturali e l'esigenza di dare dei non nuovi percorsi formativi, perché il geometra è la figura a nostro giudizio, quando dico a nostro anche dallo stesso linea di ricerca del laboratorio di fotogrammetria architettonica del Politecnico di Bari, è la figura deputata a effettuare il rilievo sul territorio. È logico, oggi, come giustamente diceva il professor Condari, va, come dire, riqualificata questa figura e
con l'aiuto appunto delle istituzioni, ecco, e se non con l'aiuto delle istituzioni, anche con le, diciamo, attività tipo queste che devono portare degli input, degli stimoli a livello centrale. Mi fa piacere, grazie per l'intervento del professor Punter riguardo a questo problema. Date una lettura all'ultima pagina dell'invito. E poi le denunce della mancanza anche in questi convegni, ad esempio, invitate più volte, oggi credo che c'è, grazie, credo all'ingegner Ronchi, una presenza di una sovrintendenza, no, alla una società, l'AIDS, la presenza di una sovrintendenza qui, e l'assenza completa di questi confronti, dove sarebbe stato molto utile, cioè avere anche innescare un dibattito appunto da continuare nei giorni successivi tra le cittadine. E infine, ce ne sarebbero tantissime altre, ma purtroppo, la sterilità delle banche centrali, dove il governo, dove lo Stato dovrebbe avere un'indicazione di linee guida, a mio giudizio, poi sviluppate con le altre istituzioni. Quindi il discorso, ad esempio, la grande documentazione fatta dagli istituti tecnici è ferma lì, che potrebbe essere oggi, potrebbe essere messa in rete, e questo è anche un'indicazione. Documentazione degli istituti tecnici per geometri, da poter mettere come base, come canovaccio, lo sviluppiamo dopo il dibattito, finiamo. E infine il termine monumento, la non mummificazione di un monumento. La legge di Caserta è salva perché al limite c'è la sede dell'aeronautica militare, quindi l'utilizzo del bene, quindi la trasformazione continua negli anni, e anche questo mi permette di avere una documentazione concreta, reale. Quindi, e grazie per l'intervento anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie, e purtroppo questo cattivo uso del laser scanner nell'ambito della documentazione.